Come da 2 anni a questa parte accade, si è tenuta presso l'Istituto Comprensivo di Roccella Ionica al termine del primo quadrimestre l'annuale pausa didattica. Deliberato dai collegi dei docenti, tale stop consiste nella strutturazione di moduli di recupero per gli allievi con insufficienze e di moduli di approfondimento per gli allievi invece che non ne hanno lacune didattiche. Un lavoro che a Roccella Ionica è stato effettuato per classi tematiche, come ci ha spiegato Rosa Maria Lombardo, docente dell'Istituto Comprensivo. Per il secondo anno consecutivo l'Istituto Comprensivo di Roccella Ionica alla fine del primo quadrimestre ha attuato la cosiddetta pausa didattica. Questa pausa didattica riguarda in modo particolare aiutare i ragazzi che alla fine del primo quadrimestre hanno potuto avere una serie di problemi oppure potenziare tutta una serie di discipline che, all'interno dei quali i ragazzi hanno riportato dei voti abbastanza buoni. Quest'anno tutto l'istituto ha escluso le prime classi, ma dalla seconda elementare alla terza media hanno attuato questa pausa didattica. La pausa didattica cambia la strategia, cambia la metodologia di lavoro. Si sono scelte delle tematiche, ogni gruppo di classe, perché si è lavorato per classi parallele, hanno scelto delle tematiche. Allora, le classi seconda elementare hanno scelto la tematica del carnevale, le classi terza elementare invece hanno scelto la tematica Dante, l'inferno, le quarte elementari la civiltà egizia, le quinte elementari hanno scelto la civiltà greca. Questi lavori che vedete qui, insomma, sono soltanto una parte dell'espressione del lavoro fatto all'interno delle classi. Diciamo che il fine che è stato, la finalità, diciamo, di questa pausa didattica, in ogni caso è aiutare i ragazzi a procedere in un ragionamento logico e aiutarli sempre di più a poter avviare delle attività che possono potenziare questo sviluppo di questa loro logicità, di questo ragionamento logico. Quindi si è spaziato tantissimo. L'espressione "il frutto del lavoro svolto nelle classi dai giovani allievi" è stato un elaborato esposto nei locali scolastici a conclusione delle 2 settimane di pausa didattica. Dalla storia alla geografia, dalla scienza alla filosofia, i risultati sono stati assolutamente positivi, confermano i docenti. Alle mie spalle c'è il lavoro svolto dalle classi seconde di scuola primaria durante il periodo di pausa didattica iniziato il 12 febbraio e concluso il 23 febbraio 2018. Il tema che hanno affrontato le classi seconde è stato il carnevale. Ci troviamo adesso invece davanti ai prodotti realizzati invece dalle classi terze, sempre durante il periodo di pausa didattica effettuato dal 12 febbraio al 23 febbraio. E il tema trattato questa volta invece è Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, in particolare l'Inferno, che è l'argomento poi che tratteranno fino alla fine dell'anno come oggetto del laboratorio di lettura. È stato rappresentato il cono infernale da vari bambini, è stato rappresentato l'universo immaginato da Dante secondo la concezione tolemaica, la porta dell'inferno, la selva oscura, sono stati fatti dei lavori di studio sulla città di Firenze, è stato realizzato pure un piccolo plastico con dei modellini cartacei. E poi anche come storia si è trattato il Medioevo e le dispute tra Guelfi e Ghibellini, essendo Dante un guelfo bianco.